Io amo fare teatro perché il teatro è la più grande perdita di tempo che l'uomo potesse mai immaginare. Uno fa mesi di prove, poi arriva a teatro e c'è tutto. Scenografie, luci, microfono, pubblico. E nel momento in cui tutto è perfetto, sbam! Sipario. E non rimane più niente. Il teatro è un'esaltazione dello spreco di energia, in nome della bellezza. È la voglia di accedere, approfittarsi della bellezza, della meraviglia. A scuola mi dicevano di studiare Leopardi, ma non mi spiegavano perché dovevo studiare Leopardi. Cose bellissime che odiavo perché non mi rendevo abile a capirne l'essenza. Perché è la bellezza che fa diventare migliori. Capire questo è la vera abilità. Il disabile non è qualcuno che non si sente abile a. Il disabile è qualcuno che incontra qualcun altro per strada, lo indica e gli dice tu non sei abile a. Quante persone disabili al sorriso e alla leggerezza incontriamo ogni giorno? Ecco, siamo disabili se ci neghiamo la meraviglia, se ci neghiamo la felicità. Siamo disabili quando non ci permettiamo la bellezza, perché quando si accede al bello, scopriamo che è nostro, che ci appartiene. Basaglia diceva che visti da vicino nessuno di noi è normale. Ecco, noi siamo opere. E quando guardiamo un'opera, vediamo riflessi noi stessi, ne diventiamo proprietari e ci rendiamo conto che la vita può essere feroce, ma può essere anche ferocemente meravigliosa. Io ho capito che io e gli attori di questo spettacolo abbiamo la sindrome di Atto. A volte siamo come la nostra vita, a volte la nostra vita invece è migliore di noi, perché la nostra vita lo sa che è fatta di alti e bassi, la nostra vita è fatta di up and down. Siamo tutti up quando le cose vanno come vogliamo, siamo tutti down quando le cose non rispettano le nostre aspettative e abbiamo questa occasione straordinaria, abbiamo una grande opportunità, quella di tenerci stretti, unici, belli, meravigliosi, straordinari così come siamo, tutti stretti, dentro un grande abbraccio.